Esordio alle telecamere di Grosseto Sport per uno dei giovani dell'Invicta Saura, la conclusione del match con il San Miniato. Abbiamo l'esterno Sabatini, mi confermi doppia B, l'unico in provincia, vero? Doppia B, penso uno dei pochi in zona. Allora, facevamo conti prima con DS Dragoni, ormai diciamo salvezza ottenuta, che annata è stata? È stata un'annata positiva perché comunque il primo obiettivo a questo punto è stato archiviato. Ora non ho ancora avuto modo di vedere la classifica ufficiale dei risultati, quindi non so se è matematico o no, però insomma penso che siamo arrivati a un buon punto con due giornate d'anticipo, a differenza dell'anno scorso che abbiamo tribolato fino alla fine. Quindi nel complesso positivo, ora rimangono due partite dove c'è sicuramente da far bene. Ci tenevamo a vincere oggi davanti al nostro pubblico perché è un po' che ci manca risultati positivi qui davanti alla nostra gente, però dai, non abbiamo subito gol anche oggi e proseguiamo un buon trend. Bravo, come mai siete una squadra eclettica in trasferta e trovate invece difficoltà in casa? Sono domande a cui è sempre difficile un po' dare delle spiegazioni concrete. Vuoi perché comunque troviamo sempre squadre che vengono qui a farci la guerra, guarda oggi il San Miniato che comunque è in una situazione classifica dove necessariamente deve lottare, quindi mettono sempre in difficoltà. Probabilmente è solo una questione di nostra, di mentalità, che siamo entrati un po' in un tunnel dove ci torna difficile ritrovare la vittoria qui in casa. Per te che giochi dietro è peggio avere come compagno Raito, Savini, Agnelli o Nunziatini, perché ti rompono le scatole? No, è tutto positivo perché sono ragazzi comunque ormai tanti anni che gioco, mi trovo bene, poi sono ragazzi, dico ancora ragazzi perché non voglio che poi se la tanto potevi andare di là, se no ti riprendono. Quindi hanno fatto campionati importanti, quindi non c'è veramente problema di preoccuparsi o di avere problemi con nessuno. Siamo veramente un buon gruppo. Io ho visto un'annata in cui vi siete alternati in tanti giovani, siete stati chiamati tante volte a sopperire anche, tra virgolette, alle assenze degli anziani, vi siete fatti sempre trovare presenti, avete affrontato un campionato di promozione difficile come quello di quest'anno, tante squadre importanti. Che ambiente è e come si cresce dentro l'Invicta Saura? Allora, si cresce sicuramente benissimo, io ormai è un progetto che ho sposato da quando ero bambino, poi a parte qualche parentesi qua là ho sempre deciso di rimanere qui perché questa la sento casa mia, quindi per me è sempre stato facile adattarmi poi alle situazioni. Non ci fanno mai mancare nulla, nei momenti difficili, nei momenti positivi, siamo sempre un bel gruppo, c'è sempre l'appoggio da parte della società, del mister, dello staff, quindi siamo veramente un bel gruppo. Siamo un gruppo giovane, perché siamo un gruppo anagraficamente giovane, ma solo appunto a livello anagrafico, perché poi a livello di persone e a livello di gioco non c'è nessuno che demerita più di altri. È stata un'annata complicata personalmente anche per me per i vari infortuni, quindi è stato importante avere dei giovani che riuscissero a sopperire un po' a qualche assenza di troppo, diciamo, ecco. Dai, ti lascio un ultimo spazio, un saluto e poi però dammi qualche segreto dello spogliatoio, qualcosa mi devi dire. No, segreti non se ne dicono, siamo solo un bel gruppo e continuiamo così perché ci troviamo delle belle soddisfazioni in queste ultime due partite. Vai, ti ringrazio, in bocca al lupo. Ciao, Crepi.